La settimana bianca era una delle più tragiche tappe obbligate di Fantozzi e dei suoi sventurati colleghi. Prudentemente questa volta si erano iscritti a settembre, ma il loro turno era scattato a metà maggio dell'anno successivo, quasi all'inizio dell'estate. Ma Fantozzi, non si è visto? Non ancora, no, è manca un minuto. Quello è sempre il solito stronzo. Se non viene meglio, siamo più là. Va bene, insomma, ha pagato la quota. Eccolo là! Dov'è? Allora, signori, andiamo. Montare! E parte finalmente! Piano, piano, una alla volta, lo facciamo come al solito! Muoviti, muoviti! Oggettone! Ma che sordo anche! Scusi, dove sono le cuccette? Ah, là avanti, avanti! Dove? Signore, venga! Venga, salta qua, che parte! Venga, venga! Ma sono dall'altra parte, i miei compagni! Mi raggiunto sul treno, vediamo, ci penso io! Stia attento agli sci, Stia tranquillo! Vabbè. Il casco che è pesantissimo! Questo lo tiro io, Ho perso un po' di sensibilità ai piedi. Oh, finalmente, ecco. Ragionier Fantozzi, ma dove è stato? Poi le racconto. Sì, attento. Attento. Mi scusi, non l'ho fatto apposta. Piano. Per cortesia. Piano. Scusa. Gettone, noi già siamo stati al vagone ristorante. Ah sì, adesso ci vado anch'io, per una fame tremenda. Ma ormai è chiuso. Non mangi più. Già, unica serie. È chiuso. Vediamo un po'. Ah, ma c'è una stazioncina. Sono salvo. Terzo binario, l'accelerato Napoli Potenza Tripoli. Nella terza classe sono ammessi solo un cestino. Non vedo, signore. Quant'è? 9.000. 9.000. Splendide. Amiche, da cambiare 50.000 lire, per favore. E come ce l'ho? Grazie. Mi dà il resto, perché ho paura che parte. Perché ho paura che parte. Damo? Me lo dà, per favore. Ma parte! Me lo di! Me lo di! Me lo. Oh. Vieni qua. Oh. 10 a te. 10 a me. 10 a te. E 20 a me. Per 50.000 lire comperò nell'ordine. Una forchettina di plastica, un coltellino di plastica, stuzzicadenti di plastica, un bicchierino di plastica, un'ala di pollo. Di plastica. E una mela bacata. È veramente comodo qui. Io mi toglierei questi scarponi.
Dormite pure tranquilli. Domattina vi sveglio io mezz'ora prima di Ortisei. C'era poco da stare tranquilli, perché Filini era un dormitore da competizione. Ma ancor più da temere era il geometra Calboni, per una sua turba dal nome scientifico di ventilatio intestinalis putrens. L'aria diventò subito irrespirabile. Mamma mia, che puzza! Buccettone, ma perché non vai in toilette invece di appestarci con questi tuoi venti? Ma scusa, Calboni, ma sei impazzito? Ma non sei tu che ti sei sempre vantato di avere partecipato a questi campionati? Io? Di... Quando mai? Ma che fiete? Senta, ragionier Fantozzi, qui non si respira più. Abbi la compiacenza di andare fuori dallo scompartimento a scaricare l'aria dei suoi intestini, ha capito? Va di fuori, ragioniere, va di fuori! Ma guardate che non è qui! Ci faccia il piacere, se ne esci, vadi, vadi! Ma sei Calboni che si è sempre vantato. Buccettone, quando si è così, si prende un singolo. Ragione, esca! Non si resiste! Ma è proprio un maiale! Sì, un maiale! Ma come sarebbe un maiale? Proprio un maiale! Ma se sarebbe stato Calboni? Siamo Calboni, qui in sei che si respira a fatica e lui viene ad appestarci con i suoi gas! Fantozzi fu riammesso nel gruppo soltanto la mattina dopo, quando fecero il trasbordo sul trenino della Val Gardena. Atto, occhi sei Marco, personen zu ausklauten, komm auf Gleis 1 an. Ecco la neve, ci siamo! Giù, ragazzi! Che buona! Ah, parlate di neve! Voglio fare un fantoccio, voglio fare un fantoccio! Ma scusi, Filini, ma dov'è la neve? Ma scusi, ragionier Fantozzi, non ha letto il cartello Ortisei! Vuole che non ci sia la neve a Ortisei? Adesso verrà il pulmino e ci porterà sulla neve! L'organizzazione Filini è sempre perfetta! A Filini, bidè! Chi è? È lui! È questo signore qui! Permette? Ragionier Silvio Filini! La mano, Non la dà? No. Vengono di Italia? Come? Non siamo in Italia qui? Sì, siamo partiti ieri sera. Non sapevate del nostro arrivo? Certo! Ma con voi italiani mai sicuri di niente! Tutti a posto? Scusi, professore, una domanda. Ma per la neve non sa dove si può andare a fare? No, fai domande da stupidini, Neve non aspetta italiani! Invece di neve, vacanze alternative, molti intelligenti! Tu puoi fare scuola di rocci, se piace, o di folklore del Sud Tirolo, o cura dimagrante in nostra famosa clinica! Approfitti di questo. Voi mafiosi italiani, che mangia sempre spaghetti! Schnell! Mi permette, per lo sci, allora, che... Nicchiare! Non fa capriccio italiano! No. Vacanze alternative, ho detto! Dopo una notte orrenda, piena di dubbi, passata a decidere sulle vacanze alternative, il gruppo finì per dividersi a seconda dei gusti e delle tendenze. Calboni, Colzi e Filini optarono per la scuola di roccia. Acqua cordata fu messo imprudentemente Calboni. Scusate! Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 chili, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkermeier dell'Università di Jena. 11! È molto, molto carino qui, eh? E poi allegro, mi piace. È molto che avete aperto qui questa, ma come? Fame! Ma cosa? Ma dove mi portate? Di nuovo, professor Birker.
Benvenuto nella sua nuova dimora. Grazie, professor Birkin. Birkmeier! Birkenmeier. Mi scusi, professor Birkenmeier, dato che non ho ancora fatto colazione, in cosa consiste la dieta qui? Niente. 20 giorni di digiuno assoluto. Niente mangiare, niente bere. Ma come? Niente mangiare? Scusi, professor Birkenmeier, ma allora il cessetto lì a cosa serve? Al sesto giorno di cura, Fantozzi era lo stremo. E tu, Mattia, spacchetti, paffi neri? Come va? Bene, professore. Da quando tu non mangi più spaghetti? Io non me lo ricordo più. Sei giorni? Sei. Molto bravissimo. Per fare buona cura occorre grande forza di volontà. Va bene, professore. Chi non tiene volontà... Tu guardi? Per sviluppare grande forza di volontà, invito tutte le sere un tuo camerata e mia cena. Che faccio? Io mangio. Lui guarda, io mangio. Chi tocca il cibo caput? Lui non resistito. No. Rubato e mangiato piccola minuzzola di pane da mia tovaglia. Sì, però ho visto, insomma... Vuole tu essere mio ospite questa sera? Io la ringrazio, professore, ma questa sera ho mezzo impegno con una mia zia e allora... Tu scrive suo nome. Come nome? Quale nome scrive? No, guardi che... Non voglio... Nome.